1476, l'alba di una nuova era per l'Italia. Arte, cultura e scienza vibrano sotto la guida di menti ispirate. Il Rinascimento. Questo è forse il modo in cui la storia ci ricorderà. Ma fra le ombre, lontano dall'oro e dalla conoscenza, cova un'altra verità. Corruzione, tradimento, omicidio, segreti. Segreti così pericolosi che mi obbligano a tenerli celati, anche alla mia stessa famiglia. Famiglia, giustizia, onore. Sono questi i valori che guidano la mia lama. Questa verità è scritta con il sangue, nelle ombre dove colpisco. Sono Giovanni Auditore e chiamo a testimoni i miei antenati. Io sono un assassino. Fermati prima che lasciassero Firenze. Sfortunatamente, vostra magnificenza, il quarto uomo è fuggito. Che cosa hai saputo, Giovanni? Dicerie. Su un evento importante che causerà un cambio di potere. L'uomo che hai catturato ha già parlato con te. State tranquillo, ci dirà tutto quello che sa. Dove?
Milano. Il giorno dopo Natale, durante la messa solenne per la festa di Santo Stefano. Thank you.
Amore mio. Ezio impara in fretta. Ti somiglia molto. Ezio, non dimenticare, devi sempre pensare in anticipo. Non aspettare la mossa del tuo avversario. Anticipalo e coglilo di sorpresa. Come state, padre? Bene, figlio mio, e tu? Benissimo, padre. Fatti abbracciare. Allora, ti sta leggendo? La terza partita. Con la morte del Duca di Milano, Lorenzo de' Medici perde un potente alleato. Sono certo che i nemici del mio signore stanno tramando la mossa successiva. La morte di Sforza non è stata la fine. Era solo l'inizio. E io so già dove combatterò la mia prossima battaglia. Servito bene in passato. Per questo ti affidiamo il compito di recapitare questa lettera al nostro maestro. Splendido. Perfetto. Dopo tanti anni è arrivato il nostro momento, cugino. Sì. Devi proteggere questa lettera con la vita finché non sarà consegnata. Mi hai capito bene? Vai al campo San Anselmo. Accanto alla bottega del vinaio c'è una statua. Il nostro uomo ti aspetterà lì. Non deluderci. Hai la nostra fiducia. Miserabile.
Giovanni, hai scoperto qualcosa a Venezia? Ho sottratto questa lettera. Datele un'occhiata, vostra magnificenza. Reca il sigillo dei Barbarigo. Non mi sono mai fidato di loro. Gonfaloniere. È una lettera criptata. Ci vorranno diverse ore per svelarne i segreti. Ti chiamerò quando avrò finito, Giovanni. Va a riposare. Padre Maffei. La regola. Molto bene. Sapevo che non mi avresti deluso, padre Maffei. Va subito da Giovanni. Digli che dovrà ripartire molto presto. Io sveglierò Lorenzo. E tu, padre, ricordati, il tuo silenzio è sacro. Questi segreti nascono qui e muoiono qui. Nessuno dovrà conoscere il contenuto di questa lettera. Hai capito? Bene, puoi andare ora. Solo un momento. Ditemi, padre, perché un banchiere deve partire così spesso nel cuore della notte? Gli affari chiamano, figliolo. Fatemi venire con voi. No. Perché no? Devi aiutare tuo fratello e prenderti cura della famiglia. Io voglio aiutare voi, padre. Lo stai facendo più di quanto immagini. Più di quanto immagini. Abbiamo rotto il sigillo originale della lettera. Abbiamo dovuto farne una copia. Padre Raimondi la sta ultimando in questo momento. Perché? Non siamo riusciti a decifrarla. L'unica via per svelare i segreti di questa lettera è scoprire chi c'è dietro l'assassinio dello Sforza. Dobbiamo consegnarla e vedere dove ci porta. Vostra Magnificenza. Io so esattamente dove i Barbarigo volevano che la lettera fosse consegnata a Roma. Posso andarci. Padre, avete finito? Roma è una città pericolosa, mio caro Giovanni. Sei sicuro di condurre questa missione senza alcun aiuto? Sì. Per la sicurezza di Firenze e l'onore dei Medici. E sia. Va e trova la fossa dove si nascondono quelle serpi. Non avere nessuna pietà.
Padre della conoscenza sia con noi. Amen. Rodrigo Borgia è diventato un messaggero adesso? Era necessario, vostra santità. La morte del duca di Milano cambia molte cose. Dite davvero? Le alleanze degli uomini sono molto fragili. Persino le città cambiano di mano facilmente come il denaro. Fintanto che Dio è dalla nostra parte. Amen. Mi è stato riferito che Lorenzo de' Medici non mostra molto rispetto per la nostra posizione. È la verità. Ma voi potete costringerlo ad obbedirvi. Firenze è debole ora. Possiamo trarne vantaggio. Con il vostro aiuto possiamo... Non fa parte dei miei compiti a consentire alla morte di alcuno, Rodrigo. Ma ciò che mi sta a cuore è il bene della Repubblica di Firenze. Pertanto sono pronto a offrirvi il mio supporto spirituale. Un mio supporto militare, per assicurare che venga mantenuto l'ordine e preservato l'onore della Santa Sede, Rodrigo. Potete contare su di me, vostra santità. Sto cercando l'uomo che è appena entrato. Dovete averlo visto. Da che parte è andato? Oggi è stato un giorno molto tranquillo. Non ho visto altri che voi. Aveva il capo coperto da un cappuccio. Indossava abiti neri. Non posso aiutarvi. Forse Dio potrà. Pregate e troverete la risposta. Thank you.
vostra lama non vi aiuterà, assassino. Ciò che accadrà ora dipende da voi. Avete delle qualità uniche, Giovanni. È così che vi chiamate, vero? Qualità che sarei molto lieto di avere dalla mia parte. E qual è questa parte? La parte che vincerà una guerra di cui ignorate persino l'esistenza. Il mondo sta cambiando sotto i vostri piedi, Giovanni. Unitevi a noi e vivrete a lungo per vederlo. Borgia, anch'io conosco il vostro nome e so anche come andrà a finire. Con le vostre fantasie infrante e la lama di un assassino nella gola. Staremo a vedere. È tutto vostro. Prendetelo. Quella lama ti ha quasi trafitto il cuore. Non hai detto una parola da quando sei tornato. Che cosa sta succedendo, Giovanni? L'omicidio di Sforza è stato soltanto l'inizio. Si tratta di una cospirazione, mia dolce Maria. Sono certo che il prossimo passo verrà compiuto qui, a Firenze. Oh, Madonna. Sono preoccupato per la vita del Magnifico, per il destino degli alleati e del nostro... Padre! Padre! C'è padre Maffei. Vuole che andiate con lui immediatamente. Non è solo. Sotto ci sono degli uomini armati. Calmati, figliolo. Perché Lorenzo De Medici dovrebbe mandarti delle guardie? Non lo so. Va a dire a padre Maffei che sono già andato via. Devo guadagnare tempo. Federico, tuo padre conta su di te. Tu sei il maggiore. Proteggi la famiglia. Va. Dai, guarda! Dai, guarda! Dai, guarda! Dai, guarda! Dai, ragazzi! Fuori!
Fermatevi immediatamente! Vi ho già detto che mio padre non è qui. Non osate più dubitare delle parole di un auditore! O sarà peggio per voi! Indagini minacciano il nostro piano. Non preoccupatevi, penserò io a quel Giovanni. Ho già in mente qualcosa per lui. Dopodiché, niente ostacolerà più il nostro cammino. Si addensano sul cielo di Firenze e il tempo sta scadendo. Il nemico è più vicino di quanto pensassi. La battaglia finale è alle porte. Ogni uomo è mortale. Ogni vita giunge alla fine. Ma alcune cose non cambieranno mai. Noi siamo gli Auditori di Firenze. Noi siamo assassini.